Eccoci qua, la clinica del dottor Kanden Bastardo. Sei finito, hai capito? Anche tu. Ecco qua. Stai facendo davvero il... No, no, ti sto facendo davvero male. Ecco cosa sto facendo. Cretino del cazzo. Lei deve essere Gray. La vedo dalle videocamere di sorveglianza. Sì, sono io. Mi chiamo Gray. Usi l'ascensore, prema il tasto per il piano più in basso. D'accordo. A meno che non taglieranno la corrente nel momento esatto in cui lo farò. Ora puoi entrare, d'accordo. Allora, statuetta. Ascensore. Io mi preparo già. Non si sa mai. Mandare il tizio esplosivo magari ora. No? E allora andiamo di sotto. Ho sentito un... Mi sa che era il cadavere del tizio che era davanti all'ascensore. Il dottor Camden avrà davvero una chance di trovare una cura. Speriamo. Purtroppo credo che Crane non sarà mai curato, ma ehi, almeno aiuterà la causa. Mi è spiaciuto sapere del dottor Zero. Eravamo entusiasti di poter studiare il virus di Arlan. Senza contare che il GRE ci ha pagati molto bene. Ah beh, allora. A proposito, stiamo usando il generatore di riserva. Le funzionalità sono al minimo. Mi serviva più energia per il mio ultimo esperimento. I generatori si sono surriscaldati e si sono spenti. Sai che novità. Tra poco, esatto, rimarremo chiusi qui. Ovviamente. Ah, mi aspettavo non si sarebbe neanche aperta io. Sincero. E niente, fatica manuale. Spero non le dispiaccia se mi lascio andare i ricordi. No, no, faccia pure. Sono 2 settimane dall'ultima volta che ho parlato con un essere umano. Mi stavo rompendo il cazzo qua dentro. Ma stai buono. Cretino. Sai cosa? Mimetizziamoci. Che non si sa mai chi ci sia da queste parti. Ad esempio, la porta che dà sul corridoio principale può essere aperta solo manualmente. Dovrà andare nella stanza di sicurezza per farlo. Vabbè. Mi metto in marcia. Questi sono i bagni però, scusami. Ciao compagno zombie, mangiamo le persone. C'è un QR code qui. Vorrei provare a scansionarlo. Secondo me è falso. No, funziona davvero. Porta davvero al sito del GRE. Perché sono quelle cose che uno dice lo faccio tanto per prova e poi davvero funzionano. Allora, intanto cambiamo anche cosa perché... Un povero topino morto. Perché dubito che qua dentro il rampino ci sarà di una qualche utilità. La madonna. Perché non mi fido di te? E faccio bene a non farlo. Nei giochi di zombie è bene non fidarsi mai di niente e soprattutto di nessuno. Eccolo qua. Abbiamo la chiave elettronica, possiamo passare. Segua il corridoio principale. Il laboratorio è a sinistra. Quando è scoppiata l'epidemia, io e Zer siamo rimasti nella zona di quarantena per trovare una... Ora che ho la chiave, posso passare dove voglio, se permetti. Kaldir Suleiman, Rais in persona. Non ha funzionato molto bene. No, direi di no. Però il dottor Kandem non sembrava conoscerlo, il signor Rais, eh? Ecco qua. Cretino di merda, stai buono. Ecco qua. Dunque, ma stavo dicendo che gli è successo. Pensavo fosse caduto. No, no, stavo andando a mangiare. Ma dicevo, da dove sta arrivando quello grosso? Era dietro il muro. Ma dite che no, non posso. Anche se ho il dubbio che mi sa che dovrò a una certa affrontarlo, vero? Anche se, fammi vedere. Qua c'è questo pezzo qui che, a parer mio, è scalabile. Volevo provare ad andare dall'altro lato a vedere se riuscivo a sparargli già in testa adesso, ma... Mi sa che sto volando solamente con la fantasia. Quindi sarà meglio avanzare e fanculizzare tutti. Ok, l'unica via per il laboratorio è la stanza di decontaminazione. L'ingresso è a destra. Dopo la morte del fratello di Raisa, è andato tutto a rotoli. Aveva già una indole, ma poi violenta? Un mostro completo. Posso immaginare che bel simpaticone era Rais un tempo. Dunque, hanno distrutto tutti quanti
i cosi per passare, quindi... Deve avviare il protocollo di decontaminazione per sbloccare le porte. D'accordo. Serve piena potenza. Per questo servono i generatori. Vada negli uffici. Poi le spiegherò dove andare. Vabbè, va bene, ma dirmelo prima io. Magari no, Io ci siamo salvati grazie a un agente del GRE. Un uomo molto simile a lei. La gente che ci ha aiutati doveva fuggire con noi, ma deve essere andata male, visto che Zera e io siamo rimasti bloccati qui. Per un attimo ho pensato si sarebbe aperta. Attenzione. Non ho mai ripulito quella zona dagli infetti perché non mi serviva la terza. Sono rimasto separato da loro due, ma sono arrivato qui, alla clinica. Come faccio a entrare? Non ho altro da fare che lavorare sulla cura. Attenzione, apro la porta. Anche quella, quanto ci fai? Zer e la gente sono entrati in conflitto con la gente di Brecken. Sarebbe successo anche a me se fossi stato lì. Kaboom! Mi spiace, ma per arrivare alla stanza dei generatori bisogna passare Kaboom. Dai conduttori di ventilazione. Il condotto porta al magazzino. Da lì può raggiungere il corridoio e poi i generatori. Vabbè, ma certo. Ero lontano, come ha fatto a prendermi? Mi ero allontanato apposta io. Dunque, condotti di reazione. Eccolo qua. Sono venuto a consegnare la posta. Ma avevo ragione allora. Avevo ragione io, potevo passare da sta parte. Quanto lo sapevo. Maledizione. E io ti dico che il simpatico lì. Addio. Sento... esatto. Kaboom. Basta? Solo uno? No, ecco. Ecco fatto. Kaboom. Porca troia. Non mi aspettavo così tanto... così tanta distanza. Ok. È stato un buon colpo uccidere il nostro amico là in fondo. La madonna. Se permetti sto in alto. Non mi fido di andare lì in basso io. Sai com'è. Vedo un po' di schifo. Allora, vedo una scala. Eccola dov'è il passaggio. Però c'è questo in mezzo. Devo disattivarlo, immagino. Ecco qua. Stavo dicendo, posso passare? Finché non finiva l'animazione, no. Anche ad avere una pistola normale probabilmente sarebbe stata... Eccolo lì. Molto utile in questa zona. Ma però davvero. Vai di lì. Dai, non farmi... Kaboom. Speravo si sarebbe ammazzato da solo. Sinceramente. Bravissimo. Un degno avversario, di tutto rispetto. Mi ricorderò per sempre di lui. Ecco qua. Hai qualcosa di buono? $400, vabbè. E una mazza da baseball malvagia, addirittura. Apriamo già lo shortcut che magari ci servirà dopo. Abbiamo ancora una 50 di munizioni. Direi che non siamo messi male, no? Se riesco a tenerle da parte da qui fino alla fine di questo percorso, secondo me ce la caviamo mica male. Senza troppe difficoltà, insomma. Tac. E via. In teoria qua dovevamo incontrare il gigantone, no? Peccato per lui che questo lavoro già l'abbiamo svolto. Tac. Così non ci dobbiamo rifare. Ho visto una roba muoversi qua, te lo giuro. Tra l'altro il gigante non ha lasciato niente. Che spilorcio. Spada bastarda, fermi un attimo. So che è grigia e quindi è a due mani in teoria. No, forse è una. Posso farci la Zweihander, finalmente. Ma quindi è davvero a due mani, scusami. Io non ho capito una cosa del costume di Van Crane. Ed è il fatto che ti dice che le armi a una mano le lancia e le ritrae. Ma quelle a due mani no. Però la spada a due mani sì. Non capisco se è un errore o meno a questo punto. E dubito, però. Devo trovare quello giusto, Tac. Bel lavoro. Ecco. Ora qua. Alla stanza di decontaminazione. Alla stanza di decontaminazione. Non avrebbe abbandonato la zona di quarantena in nessun caso. Lui e la gente volevano restare ad aiutare la popolazione. E guarda com'è finita male. Comunque, il gioco ti permette di rifarti tutto il giro per lungo se vuoi evitare lo scontro con questo qua. Grosso. Però diciamoci la verità.
Basta lanciargli un paio di armi o avere una pistola o un qualsiasi arma a distanza e sei al sicuro. Stavo dicendo, c'è qualcosa su cui potrei usare mimetizzazione? Beh, prema il tasto vicino alla porta per avviare il processo. Sai che per un attimo mi aspettavo un lanciafiamme? Mi aspettavo, ti giuro, un lanciafiamme io. Oh, che bello. Va bene, ora può entrare. Grazie. Consegni i campioni a Kandem, quindi siamo arrivati, immagino. Stavo notando che siamo all'87% della storia. Non me l'aspettavo, pensavo fossimo ancora a ben lontani, secondo me, dal finale. Ero bello che convinto di essere ancora lontano. Non che la cosa mi dispiace, perché comunque è durato mica male il gioco. Però, davvero, pensavo ancora mancasse. Ti giuro che per un attimo mi aspettavo di vedere Raiz totalmente a caso. Buongiorno. È un vero piacere incontrarla di persona. Buongiorno. Ma perché adesso non diamo un'occhiata a quei campioni di tessuto? Dottore, le spiace se le mostro una foto? No. Solo un istante. Dammi un attimo, non mi rompere i coglioni. Va bene. Ora lasciamolo lì a riposare. Ci vorrà un po' di tempo. Ecco, tenga la fotografia. Che stava dicendo prima? Ma sì, è lui. È l'agente del GRE di cui parlavo. Come si chiamava? Amir. Sì, Amir Goreici. E come mai ha una sua foto? Avevamo un'amicizia in comune. I campioni sono ancora utilizzabili. Bene. Con un po' di fortuna il suo viaggio non sarà stato inutile. Dov'è il resto dei dati? So che Zer aveva preparato due pacchetti. Di quelli ne parliamo un'altra volta, dottore. Ora devo occuparmi di qualche stronzo del GRE. Il GRE? Crane, faccia attenzione. La loro immagine pubblica è un'enorme montatura. Sono soltanto dei bastardi, bugiardi e senza cuore. Ce ne siamo accorti. Grazie. Ci sentiamo. Ce ne siamo accorti bellamente. Dunque, a te ti lascio lavorare. Io c'è qualcosa che posso... No? Un progetto, qualcosina. Contatta il GRE. Ah, giusto, non ho una mappa, quindi immagino di dover solamente uscire. C'è un cadavere da cui posso rubare mimetizzazione? No, perché sono scomparsi tutti. Va bene. E via, si risale. Ho incontrato Camden. Ha guardato i campioni di tessuto e dice che c'è una speranza per una cura, se ottieni il resto dei dati. Ce li ha Raiz, e non so dove sia. Quanto vale sentire quegli stronzi del GRE e vedere che si riesce a fare. Ovvio, non sia mai che magari qualcuno è ancora in contatto con lui. Quella, dicevo, tutto buio. Si guardi le spalle, la fronte ed entrambi i lati con quei bastardi del GRE. Se ne hanno modo, la fregheranno. Vabbè. Lo so, dottore, farò attenzione. Devo solo capire un po' di cose. Sta laggando un sacco questa zona. Ecco qua, è la fine. Diciamo addio a Crane per sempre. Ora mi diverto un po' con loro. Ecco qua, addio al notturno. Buongiorno. La cosa divertente è che non possono passare sta cacchio di tapparella. Ah, Gesù. È morto con le spine quello. Merda. È riuscito a entrare. Vedi, a sfotti alla fine. Ecco qua. Andato. Minchia, ma è giorno. Ma io pensavo fosse una di quelle notti infinite. Ah, che bello. Che soddisfazione essere sopravvissuta stanotte, va? È stato anche divertente a modo suo. Sigarette premium, ma ti prego. Ma che bei premi del cazzo per uccidere alcuni dei volatili più difficili di tutto il gioco.
Gesù, che spreco. Madonna mia, veramente. Cretino di merda. È stato veramente soddisfacente superare stanotte. Poi ho finito tutte le munizioni, ma vabbè. Quello è un dettaglio. Devo salire fin là in cima per fare una chiamata, ma che davvero? Assassin's Creed 2. Crescono pure i fiori qua, ma pensa. Troy, ho dato i campioni al dottor Camden. Ora parlerò con il GRE. E cosa ha intenzione di dirgli? Che sono degli stronzi. Tutto. Ci vediamo più tardi, Troy. Sono Crane, mi ricevete? Kyle Crane, mi senti, vero? Raiss, dove sei? Esattamente al mio posto, in cima alla mia torre. Certo non è completa. Ma è comunque un monumento al caos, all'entropia. A cosa significa essere governati solo da se stessi? Ammazzo, per quel che hai fatto a Jade, per tutto. Ti ammazzo, bastardo! Speravo di trovarti in questo stato d'animo. Vedi, siamo in guerra, io e te. Perché io e te? Solo perché ti ho tagliato un braccetto. Una guerra per validare i rispettivi punti di vista. Vieni, Crane, vieni e sfidami. Cos'è che dite sempre voi americani? Ti sfido. Sai una cosa? Scordatelo. Non c'è nessuna guerra. Ci sono solo le tue cazzate. Va all'inferno. Oh, no, 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 no. Non vado all'inferno, no. Me ne vado da Arran, però. Sai, ho trovato un accordo con i nostri fratelli del GRE. Usando la tua radio, fra l'altro. Ora sanno che ho tutti i dati di ricerca del dottor Zer. No, metà. Le chiavi del regno. A breve verrà a prendermi un elicottero. Immagina che razza di danni sarò in grado di fare fuori da queste mura. Ovviamente, se pensi di potermi fermare. Brutto figlio di puttana! Questo è quello che voglio sentirti dire. Vieni a prendermi, Crane. Facciamola finita. Beh, è quello che vuole lui.